E ben ritrovati a tutti ragazzi, come vedete non unboxing, lo sto doppiando praticamente questa prima parte perché come dico nella seconda si era staccato il microfono. Come vedete mi è arrivato un pacco da multiplayer.com, dimensioni molto esose quanto più o meno un quadernone, ora scoprirete che cosa c'è. Qui stiamo procedendo con l'apertura del paccazzo con il mio fedele coltellino, maledettissimo microfono, avevo registrato tutto per bene. L'apertura è molto facile. Se non avete mai acquistato da multiplayer.com ve lo consiglio perché è molto affidabile, vi arriva tutto in un giorno lavorativo e per me che sto in Sicilia è molto molto importante. Come vedete già si riesce ad intravedere qualcosa da lì, il solito fogliazzo del cacchio che non serve a nulla, e voilà. Guardate, peccato che non c'è il commento originale perché dicevo, porca miseria, The World of the Witcher, il videogame compendium. Questo praticamente che cos'è? È un libro che racchiude tanti artwork, tutte le storie di The Witcher. Guardate anche il retro, ovviamente qua sta sbrilluccicando tutte cose, maledetto, meno male che sono bravo e l'ho messo contro luce. Qui c'è il retro, la copertina leggermente aperta. E qui è tutta spacchettata. Qui praticamente leggo il retro del libro che ci dice di scoprire tutti i segreti del mondo di mostri e cacciatori. Più o meno non riesco a leggere per bene. Porca miseria, maledetto microfono! Ci spiegherà appunto quello che ci dice il videogames, tutto quello che attraversiamo nell'arco dei tre giochi e anche piccole parti presenti nei libri che vanno ad approfondire appunto il mondo dei Witcher. E la copertina, poi lo spiego nella seconda parte. Ora qui provo ad aprire come un pirla il libro in modo, diciamo, preciso, perché purtroppo, come dicevo, anche se non ho registrato, i libri tendono a gonfiare. Guardate, guardate che essere! Guardate che essere! I libri tendono a gonfiare con l'umidità d'inverno, col freddo, tendono ad aumentare di volume. Di volume. E quindi cercavo di mantenere la pellicola il più integra possibile. Cosa che quantomeno qui ci riesco, poi nell'introdurlo nuovamente nella pellicola lo devasto e purtroppo non ho ripreso quella scena. Comunque direi di passare subito alla seconda parte. Niente, oggi sono proprio ubriaco. Tra questo unboxing, un altro che mi è arrivato, oggi mi sono arrivati tanti pacchi. Passiamo alla seconda parte che ho registrato ovviamente in diretta. E rieccoci ragazzi, visto che praticamente ho dovuto doppiare tutta la parte relativa all'unboxing perché il mio maledettissimo microfono non si era agganciato. Ho deciso di rifare completamente la sezione dove recensisco, diciamo, il libro e quindi rifarla con questa prospettiva che è decisamente migliore rispetto alla precedente. Allora, partiamo subito con le dimensioni. Le dimensioni sono quelle uguali, in diagonale, a quelle di un quadernone classico da scuola, quindi più o meno A4, diciamo. La copertina è molto morbida, la dimensione, il laterale è questo qui, con scritto World of the Witcher. Vedete, World of the Witcher con la parte più o meno rossa colorata alla fine. La scritta The Witcher, The World of the ecco, benissimo, è molto tipo rilievo, però non proprio rilievo, sapete quella specie di plastichina che mettono sui libri, che sentite che è lucida, che vi fa anche il riflesso, vediamo se ve la fa il riflesso. Qua, vedete che c'è il riflesso intorno, ecco, vedete? Ok, così avete capito sicuramente di cosa sto parlando. È un compendium, dicevo, anzi dicevo, non ha registrato il maledettissimo. Quindi c'è tutto quello che dovete sapere sulla saga di The Witcher, anche parti del libro, quindi elementi che il videogames non racconta, ma che vengono specificati all'interno di questo libro. Allora, vediamo subito com'è. All'inizio, quindi qui c'è il solito medaglione del lupo, qui ci presenta appunto The World of the Witcher, oggi mi impappino. C'è il sommario con tutti i vari, le varie pagine, dovrebbero essere all'incirca 150, vediamo. All'incirca 150, no, 170 pagine, quindi sono ben 170 pagine. All'interno sono presenti diversi artwork, bozzetti vari. Io man mano qui scorro, vedete qua c'è l'artwork, qua c'è la storia che riprende in questo caso dall'altro lato, c'è scritto il mondo e la sua storia. Qui ci sono dei piccoli richiami che vi spiegano un qualcosa in più relativo alla sezione che si sta parlando, diciamo. Vedete ancora artwork qui in basso,
mettiamo un po' più a fuoco. Vedete, qui c'è questo bellissimo, diciamo, segnapagina che è fatto molto molto carino, sempre stile The Witcher, lo stile CD Projekt Red non sbaglia mai. Vedete, è molto pieno, sembra molto scritto, ma vi garantisco, ovviamente voi vedete più o meno una pagina e mezzo. Se lo metto più così, vediamo, vedete più roba. Ok, ci sono tantissime figure, tantissime. Ecco, questi bozzetti qua a 2 pagine. Che sono veramente magnifici. Verrebbe di tagliare il libro e incorniciarli. Però sarebbe un delitto, porca vacca. E qui spiega tutto quanto il mondo dei. Guardate, guardate che roba. Qui spiega il mondo dei Witcher. Chi sono i Witcher? Chi sono le bestie? Le bestie più avanti, se non sbaglio, parla appunto vedete, qui ci sono tutte le bestie, i rimedi per sconfiggerle. Ricordo, questa non è una guida per il videogioco, ma è proprio un vero e proprio compendio. Per assurdo, se voi non avete mai giocato a The Witcher, leggendo questo libro potrete tranquillamente immergervi, seppur dal punto di vista della lettura, in questo fantastico mondo che CD Projekt Red ha creato e che ha riportato dai libri, libri che sono circa 8. Io non leggo molto i libri, però so che esistono. Ok, ragazzi, vi faccio vedere anche il retro, visto che ho dovuto rifare tutte cose. Che qui c'è un bellissimo artwork da The Witcher 2, Assassin of Kings, se non sbaglio si intitola così. Il prezzo di listino è di 24,90€, sta su Amazon, ma deve arrivare. Amazon ha terminato le scorte. Io l'ho acquistato, come avete visto nella prima parte, da multiplayer, che è stato molto puntuale, me l'ha fatta arrivare in un solo giorno lavorativo con il Corriere SDA. Vi linko in descrizione sia il link di Amazon che il link di multiplayer, così potete tranquillamente acquistarlo se volete. Chi ha amato la serie di The Witcher non può non avere questo compendio. Ok, ragazzi, questo video finisce qui. La prima parte è doppiata tipo Galeazzi, roba del genere. La seconda parte ho deciso di rifarla perché meritava davvero. E commentino qui sotto, mi piace se il video vi è piaciuto e condivisione se volete. Ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti, ragazzi, alla prossima, ciao ciao ciao!